e l'ascensore scende, scende, scende sempre più giù, sempre più veloce, e ogni piano è un respiro, e ogni respiro è un battito del cuore. E la luce nell'ascensore si accende e si spegne, si accende e si spegne, si accende e si spegne. Avere paura, non avere paura, non avere paura. E l'ascensore scende, scende, scende sempre più giù, sempre più veloce, e ogni piano è un respiro, e ogni respiro è un battito del cuore. E la luce nell'ascensore si accende, si spegne, si accende, si spegne. Ora sei in una grande stanza, dove al posto delle pareti ci sono dei grandi, bellissimi monitor neri. In uno di questi monitor appare un'immagine, grande quanto tutta la parete. Che cos'è? È una foto. Entraci dentro. Mi piacerebbe sapere chi altro c'è là dentro. Io so che c'è qualcun altro là dentro. Perché non ti presenti? Hai paura? No. E perché dovrei aver paura di te? Infatti. Ma cosa ci fai tu nel corpo di questa ragazza? Non ti appartiene mica. E lei vuole di nuovo essere la sola padrona di questo contenitore. Che importa? A me questo contenitore è stato assegnato. E tu chi sei per rivolgerti a me così? Va bene. Ne riparleremo. Ma tu non stare così tranquillo, perché io ho un metodo per farti uscire di là. Tanto lo sai, no? Se questa ragazza rafforza la sua coscienza, questa riattiverà anima che ti brucerà e per te sarà finita per sempre. Questo lo credi tu. Se ciò accadesse, prima o poi rientrerò. Io non ho corpo come serpente, quegli stupidi nordici. Ah, sei un essere di luce. Sei un lux. Allora vattene senza farmi lavorare. Se poi riuscirai a rientrare, io ti farò i miei complimenti. Ma non credo. Perché c'è qualcos'altro che tu non sai. Qualcosa che i tuoi superiori non ti hanno detto. Cosa? Dimmelo. Adesso no. La prossima volta che parleremo. Rita. Aspetta. Rita, ora conterò fino a 6 e quando dirò 6 tu ti sveglierai e tutto tornerà tranquillo. 1. La scena intorno a te ridiventa solo una fotografia. 2. Tu esci da quella fotografia. 3. Adesso sei distesa su quel bellissimo divano rosso circondato da schermi neri. 4. Rientri nell'ascensore che ricomincia a salire velocissimo. 5. L'ascensore si ferma e si apre la porta su una bellissima spiaggia deserta. Esci dall'ascensore e distenditi al sole. È un meraviglioso sole caldo in uno splendido cielo azzurro. 6.
o poi rientrerò. Io non ho corpo come serpente, quegli stupidi nordici. E tu chi sei per rivolgerti a me così? In 10 anni ho condotto le mie ricerche su centinaia di persone di ogni età, sesso e ceto sociale che, sotto ipnosi, hanno rivissuto le loro esperienze di rapimento, cancellate, ma comunque registrate dal loro inconscio. E così abbiamo ricostruito che alcune razze extraterrestri, seguendo un programma di controllo e manipolazione genetica che dura ormai da millenni, impiantano nella mente dell'uomo una o più memorie alienative per controllare l'uomo e per poter sfruttare una certa particolare energia di cui esso dispone. Potremmo definire questa energia con ciò che noi chiamiamo anima. Che ore sono? Le 17:04. E abbiamo un sacco di lavoro da fare, tu ed io. Perché origine? La vecchia anima. Questa misteriosa entità di cui fin da piccoli dobbiamo temerne la perdita, la vendita, augurarci la salvazione. Anima, energia immortale, incancellabile, che molte razze aliene non hanno più, o forse non hanno mai avuto, chissà. È una batteria inesauribile, che può venire intrappolata solo fra le stringhe del DNA umano. Quando direi Occhioni Blu che è incinta di un embrione rettile alieno? Però c'è un problema. Anima ha un voltaggio elettrico smisuratamente più grande dell'energia di cui è fatto l'alieno. E infatti, finora, dico finora perché ci stanno ancora lavorando sodo, egli non può usufruirne direttamente, altrimenti ne avrebbe bruciato. Può usufruirne solo attraverso l'uomo, perché anima si appiccica solo nel corpo dell'uomo, che è trappola per anima. È il secondo mese. Tra una ventina di giorni dovrebbero prelevarla di nuovo per estrarre il feto. Prima cacciamo l'essere di luce che è nel cervello. Cosa sapresti che questo Lux non sa? Ma niente, ho bluffato. Per un rettiloide, o per un umanoide a 6 dita che diventano ogni giorno più incorporei, o per un Lux, il cosiddetto essere di luce che il corpo l'ha perso chissà quanto tempo fa. Per sopravvivere in questa dimensione, per poi avere accesso a dimensioni superiori, c'è bisogno di tanta energia. Ed ecco perché devono prenderla a noi. Controlla se va tutto bene. Sei sempre così precisa, compagna Elena. Dai. Davide, per l'ultima volta. Ma siamo sicuri? Human beings. E come viene considerata dai alieni questa umanità? Mucche da mungere, massa da manipolare a seconda delle esigenze. Lei sta sostenendo che gli alieni ci usano come contenitori per succhiarci l'anima? Lei si rende conto di quello che sta dicendo? Questo è quello che mi dice l'alieno attraverso l'addotto sotto ipnosi. Dopo l'incredibile affascinante intervento del dottor Biso. No, aspetta, scusi, no, prima di congedarmi vorrei introdurre un altro argomento. Perché molti mi chiedono quale sia esattamente la dinamica dei rapimenti. Ecco, io credo che sia ora di confermare che il rapimento è quasi sempre condotto da militari terrestri che si occupano proprio del lavoro sporco, cioè di prelevare e riportare a casa gli addotti, le persone, no, non prima però di avervi impiantato anche i propri microchips. Le sembra, dottor Biso, di averci regalato abbastanza materiale per questa volta? Questo non sembra un argomento che possa essere esaurito così in poche battute. In ogni caso, il tempo a nostra disposizione non ci consentirebbe di poter ascoltare gli altri interlocutori. Chi converrà con me merita il suo stesso spazio. Un altro bel applauso per il dottor Biso.
faccio ogni tanto la mattina appena sveglia. Io sono Saturnia. Sono sicura di essere stata rapita da... Sì, va bene, Saturnia, ho capito. Facciamo così. Vai sul mio sito e ti scarichi l'autotest. È un questionario indispensabile per parlare in questo senso. Poi fatti risentire tu. Io sono all'università tutti i giorni. All'aeroporto, grazie. Ciao. Il processo degenerativo delle cellule cerebrali sta purtroppo peggiorando e in maniera irreversibile. Ma stranamente ho notato che da un po' di giorni sua madre scrive. Ha chiesto un quaderno che da ieri sta riempiendo senza interruzione. Ciao mamma. Ce l'hai una sigaretta? Sì. E cosa stai scrivendo? Ma cosa stai scrivendo di bello su quel quaderno? Niente. Come lei forse sa, questa è un'attività che tende a decadere nei malati di Alzheimer. Eh sì, certo, infatti. Ci faccio anch'io qualche lavoretto col cervello. No, ma perché lo bruci? Aspetta, no? Mamma. Guarda, ma cosa c'è con me? Dottor Piso, sbrigati, firma le carte di separazione. Non hai ancora avuto tempo. Ah già. Sei troppo impegnato a salvare le tue troiette dagli umili. Sì. Il tuo amato rettore è qui, lieta di informarti che ci hanno revocato la sovvenzione. Vai in televisione a parlare di vampiri spaziali come se fossero le previsioni del tempo. Per colpa tua, Dante, abbiamo perso un finanziamento da 1 milione di euro. Per i gruppi di potere alieni l'importante è non farci prendere coscienza di anima. Quindi è necessario stordire l'umanità attraverso i media, la politica, la cultura, la finanza, in un giornaliero bombardamento incrociato. E questo è possibile solo grazie a un serio programma di controllo mentale gestito da ibridi alieni e dai massimi poteri della Terra collegati tra loro dalle varie massonerie. Attraverso le banche, gli eserciti, gli istituti di ricerca, le università e i servizi segreti, naturalmente. Finora ti abbiamo coperto, lo sai, ma ora sarò costretta a richiedere il tuo allontanamento. I tuoi esperimenti qui dentro sono finiti. Un'ultima cosa, Davide. Leonardo Colle è uno dei nostri più brillanti chimici e fisici. Elena Fomenko si sta rivelando una genetista glottologa di grande livello. Guarda caso ritengono di essere stati addotti e guarda caso pensano che io li abbia liberati. Quello che ti voglio far capire è che non puoi più continuare a spremerli per le tue ricerche. Che paese di merda! Quella cippata del cazzo! Te lo dico io, Davide. Quella ha un microchip grande quanto tutta la calotta cranica. Paese di merda. Grande, prof. Come va? Bene. Ciao, ragazzi. Fai sempre così, mi raccomando.
Ciao. Buongiorno. Saturnia. Saturnia. Ecco l'autotest. Sì. Ci sono degli elementi che potrebbero far pensare che tu abbia avuto un'esperienza del genere. Aspetta, però. C'è qualcosa che non ritorna nella parte onirica. Però tutto il resto coincide. Questo tipo di testimonianze non rientra nella casistica delle abductions, guarda. Facciamo così. Io la prossima settimana faccio una sessione di gruppo dove ci sono varie persone che ritengono di essere state addotte. Tu vieni a questo incontro, eh? Che devo capire un po' meglio. Scusate, eh? Tieni. Sì, sì, pronto? Certo, mi ricordo. Torretta di Caprona. Al quarto chilometro troverai un cascinale rosso. Va bene. Ti aspettiamo lì. Grazie, ragazzi. Salutatemelo. Il cascinale? Dove voi due avete trombato un paio di volte, no? Ma lo sai che sei un po' stronzo? Dai, che lo sanno anche i muri, su. Sì, ci risentiamo allora. Sì. Ma se tu non ci hai mai parlato con lo spirito, non sai chi è che parla. Tu non hai mai parlato con la tua anima. Già prima mi stavo toccando. Ho accettato di ospitare. Non voglio che mi tocchi. Da energia alle altre. Certo, come no. Certo. Come no, mi serve. Grazie. Sanno della rete. Lo dietro la mia schiena. Lo voglio. Mandalo via. Da, liberati. Da, mandalo via. Professore, mi hanno ripreso. È stato come l'altra volta. Mi sono svegliata al mio letto con un sibilo fortissimo in testa. Non riuscivo né a muovermi né ad urlare. Rispondi, ti prego. Stavo tornando dalla palestra e mi è finita la benzina. Ho pensato di chiamare un taxi, ma avevo il cellulare scarico e allora mi sono ricordata che tu abitavi qui vicino. 2 chilometri a piedi per il bosco. E poi qualcuno mi stava inseguendo. Le cavallette. Domani, vero, la seduta di gruppo? No, Saturnia, no, io non posso. Cioè, io posso meno di tutti. Ma io non sono come gli altri. Anzi, come le altre tue pazienti.
Bene Saturnio, ora conterò fino a 6 e quando dirò 6 tu ti rilasserai completamente e lascerai questo posto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bene Saturnio, ora sei in una grande stanza dove al posto delle pareti ci sono dei grandi bellissimi monitor neri. Ora in uno dei monitor appare un'immagine, una grande immagine, grande quanto tutta la parete. È una foto. Entraci dentro. C'è una stanza con il soffitto fatto a volte e torce appese alle pareti. Chi c'è lì? Che cosa succede intorno a te? Oddio. Sono legata. Ma le mie cosce sono come divaricate. Ci sono tante ombre riflesse sulla parete di fronte a me. E sono tutte uguali. Riesci a capire a chi appartengono queste ombre? C'è solo una figura addosso a un mantello. Rosso. Ho paura. Cos'è questa figura? È un essere umano? Ma sono anche... eccitata. Fanno male i capezzoli, ma non voglio. Lui si sta togliendo la veste. È un bellissimo ragazzo, ma gli occhi cattivi. No! È entrato dentro di me e si muove forte. Non voglio. Faccio un controllo. Saturnia. Ci sono tante mani su di me. Mi toccano ovunque. E... oh. Cos'è? Cos'è? È dietro di lui. Di fronte a me. Che sentiamo qualcosa del genere dai nostri adotti. Sì, Elena, lo so, ma voglio capire meglio. Ora, Saturnia, io conterò fino a 3 e quando dirò 3 tu dormirai, ma solo per un po'. 1. Non farlo, Davide. 2. Stavolta no. E 3. Allora, chi altro c'è lì dentro? Chi altro c'è lì dentro? Chi sei? Vuoi un nome? Un momento? Chiamami Hexabor. Hexabor di Ur. Ah, certo. Il regno di Ur. Prima dinastia sumera, Mesopotamia. Vedi qualcosa, già so di te. Io invece so tutto di te, Davide Biso. Ulzamalitas Megiv. Davide, questa lingua è sempre ungherese. E quindi? La lingua contemporanea più vicina all'antico sumero. E quindi? Potrebbe essere qualcosa tipo... grazie per l'invito. Thank you.
perso qualcosa. Bravissima, Elena. Sei sempre così precisa, a differenza di Leo. Mi sono perso qualcosa. E tu che cosa ci fai nel corpo di questa ragazza? Lo sai che non hai nessun diritto di stare lì. Questo contenitore adesso è mio, per sempre. Ora, come vedi, posso abitare completamente un corpo e fruire direttamente anima, la vostra anima. È bellissimo. Questo non è possibile. E ora, grazie al tuo intervento, potrò finalmente guidare i miei compagni verso la completa incarnazione. Non dimenticare, Davide. Apocalisse di Giovanni. E i morti torneranno. E i morti torneranno vivi. Saturnia non esiste più. Ora voi dovete rendere conto al vostro signore padrone, Hexabor di Ur. Calmati, Hexabor. Ora devi parlare solo con me. Solo io posso aiutarti a sopravvivere in questa realtà. Perché sai che non ti sarà facile. Per questo è una ricompensa che ti sarà molto gradita. Non sai ancora come fermare il processo degenerativo delle cellule cerebrali, vero? L'inconscio di Saturnia stava rivivendo qualcosa che non abbiamo mai rilevato prima. Non è da te. Grazie, Leo. Sai bene che faccio accendere sempre il pensiero. Che cosa gli hai somministrato? MP6P. Eroina sintetica. Ultima generazione. Non ancora testata. Però. Saturnia Gotavaran. Alta nobiltà italo-germanica. Contessa. Aristocrazia nera. Se avessi saputo. Non è da te. Per una scopata hai fatto un errore del genere. Elena, ma che cazzo dici? Ti rendi conto di che problema abbiamo ora, sì o no? Te l'avevo detto durante l'ipnosi. Fermiamoci. Voi siete il grande progetto. Attraverso una continua riprogrammazione genetica vi abbiamo migliorato. Millennio dopo millennio, vita dopo vita. E ora siete definitivamente pronti a riceverci. Siamo destinati inevitabilmente al comando della Terra e al dominio sulle altre razze, così come di questo universo tutto. Che cos'è lei? Uno psicologo? No, sono un biochimico.
Prego, Strea. Non è questo il momento di lasciarsi andare. Non dovrebbe stare nel suo laboratorio tra provette e microscopio? Sì, contessa. Chi le ha dato prima l'autorità di ipnotizzare una ragazzina con problemi di schizofrenia? Schizofrenia? No. Quello che è successo a Saturnia è che una potentissima memoria aliena attiva si è sostituita a lei e io posso ancora provare... Ma che cosa sta facendo lei? Degli esperimenti con mia figlia? Ci riporti nostra figlia, dottore. La tenteremo in ansia fino a domattina. Diciamo mezzogiorno? No. Aspetta. Altrimenti dovremmo considerare quello che sta facendo un rapimento bello e buono. Ma che rapimento? Ma certo che io porterò a casa vostra figlia, ve la riporterò, però voi mi dovete dare la garanzia che io posso continuare a lavorarci ancora. Quanto vuole per riportarci nostra figlia a casa? Quanto? Quanto? Sono una delle famiglie più antiche della storia, una di quelle che hanno inglobato tutta l'aristocrazia del mondo. Un casino. Questi dichiarano di risalire a personaggi mitologici tipo Zeus, Cronos, Apollo, passando attraverso Romolo e Remo, Giulio Cesare, Cleopatra, i francesi, imperatori tedeschi, eccetera, eccetera. La razza mista, gli ibridi ariani. 50% umani, 50% alieni. Beh, giusto. Quelli che governano il mondo, capito, Davide? Zeus? Stai calmo, eh? Ali, Ali, ok. Stai calmo. Ali, su, da qua. Ali! Ali, da qua. Vattene. Non sta. Non sta bene. No, ma perché? Mi dispiace. Alessandra ti è in un posto molto meglio di questo. Oddio, dove è? Grazie a tutti noi, ecco. Però
Però toglimi una curiosità, Giovanni. Senti, perché non ti fai un bel cannone e ti godi il viaggio? Sì. Tanto a me il fumo non dà nessun fastidio. Sì. Certo. Suppongo sia inutile chiederti dove stiamo andando. Da padre del respingista. È un esorcista. Lui ti aiuterà. Un esorcista? Ma non è un prete come pensi tu. È uno che ha abbandonato il suo ordine. Gesuiti. Non so se hai idea. Ancora sei qui tu? Sto aspettando le tue istruzioni. Marta? Beh, ti scendi! Allora? Sì. Giovanni è arrivato. Questi sono il dottor Piso e i suoi assistenti. E la ragazzina è... Comunque, da stasera voi siete i suoi guardiani. Come vuoi, Giovanni. Come si chiama? Exabor. Exabor Dior. Mm-hmm. Cool. Davide, dove mi hai portato? Chi sono quelle schiave? Sono le nostre ospiti, Exabor. Siamo a casa loro. Ti sbagli, Davide. Ovunque entra Exabor Dior, quella è casa sua. Dunque quelle femmine sono mie. Lavoriamo per te, d'accordo, ma questa è ancora casa mia e io voglio sapere cos'è quella cosa. Lei dovrebbe avere una certa abitudine a questo tipo di cose, vero, dottor Piso? Sì, in un certo senso, sì. Questa non viene via. La portiamo a lavare, padre? Sì, sì, Svetla, certo. Intanto decidi tutto tu. Beh, adesso. Non so se però lei ha fatto l'abitudine al vomito. Di ragazzine, certo, ma pur sempre vomito. No, non vomitano i miei. Capisco. Altri metodi. Sto seguendo i suoi studi e... La tesi che lei propone è straordinaria. Anima uguale energia, demoni uguale alieni che succhiano anima barra energia a contenitori geneticamente preparati. Un buon inizio per abbattere i loro confini tra scienza e religione. Non ci sono mai stati confini, padre. Lei lo sa benissimo. Già, una questione di terminologia. Sì. Ah.
stato l'unico modo per interrompere le guerre, creare un essere che potesse ospitarci tutti in un pianeta che fosse una buona piscina genetica. Così voi siete il prodotto delle 13 razze. Ma i 13 diversi genetisti hanno pensato ognuno al proprio interesse, creando in voi quello che chiamate conflitto interno. E tra le 13 razze una guerra genetica senza confini. Ma alla fine siamo noi che stiamo trionfando. Ora siete solo per noi. Sì, dunque. Gotha Varano. Satanisti, occultisti e massoni. La ragazza non è figlia loro, forse soltanto della madre. Sì, di questo ero certo. Faranno di tutto per riaverla con dentro Exabor di Ur, ovviamente. Certo. Purtroppo qui, come vede, non si tratta di semplici microchip contenenti personalità subordinate come quelle con cui lei in genere si trova a combattere. In questo tipo di riti, la femmina, iperstimolata sessualmente con droghe ed altro, spalanca i suoi chakras e voilà, l'ospite si aggancia al suo DNA. Ma fino a ieri questo non bastava. Il parassita, pur condizionando pesantemente il soggetto, usciva solo a tratti. Poi arrivo io. Esatto. Lei con le sue innovative tecniche ipnotiche. Purtroppo facendo questo con Saturnia... Beh, se avessi saputo che Saturnia apparteneva a una famiglia di quel tipo, forse avrebbe fatto la stessa cosa, glielo dico io. Anzi, l'avrebbe fatto con maggior curiosità e desiderio di scoprire. Ma... vediamo. Stavo nefilo, spaveglio, padre Platone. Pronto, Platon, specie di pedofilo. Che combina? Un greco, molto più adatto e bravo di me. Platon, ho qualcosa per te. Possiamo continuare a somministrare l'eroina. Quell'eroina. Io non me la sento più. E poi continuo a pensare ai miei figli con l'espressione di un Rottweiler. Lo farò io. Potremmo sostituire l'eroina con NN di metiltriptamina. Una droga lisergica potrebbe stimolare la coscienza di Saturnia. Invece rafforzasse Exabor, quel mostro strafatto di acido. Dobbiamo trovare un nuovo modo di comunicare con anime. Onde e vibrazioni, questo è il giusto punto di partenza. A proposito... Vi prego, chiunque voi siate, mia figlia ha un grosso problema, soffre di schizofrenia. Ha bisogno di cure adeguate e soprattutto di farmaci. Siamo disposti a qualsiasi sacrificio pur di riaverla subito. Esorcisti d'Oriente. Padre Platon. Entonomate tu Christu, dictis tu hematos, visat tu stabrudinamus. Diatu Kratos, dis Theotitos aftu, diatassos si.
demone arnitiche, lipeto de soma, che li devo tenere. Stai attento, Greco. Non si aggredisce così un contenitore. Anche Comptoro Peyon? Pasa farmacia? Pasa funiria? Andava visto! Lipeto soma! Tantis agois! Diavole! Axia suc! Aftis dimis! Parli un argomento. Che autorità hai per parlare? È inutile agitarsi. Questa realtà sta per essere cambiata in un'altra dove regneranno gli archetipi. Agon, Sarbor, Edixe, non temete. Non perderò questo prezioso contenitore. Animo ormai è definitivamente per noi. Beh, sì, Platon ha perso. Preparate gli strumenti, ragazzi. Giovanni, vai avanti. Datemi altra forza, astuzia, conoscenza. Giovanni, perché mi punti quella pistola? Io ti voglio bene. Non ci riprovare o ti ammazzo. Vuoi uccidere di nuovo tuo padre? Ma tu mi hai già ucciso, Giovanni. Non ti ricordi più? Rebella conscienza. Né Aspice, né Audi. Rebella conscienza. Rebella conscienza. Rebella conscienza. Exodus, ci devi ridare Saturnia, almeno per un po'. Ma io sono Saturnia. Rebella conscienza. Rebella conscienza. Rebella conscienza. Rebella conscienza. Palina argomenta. Rebella conscienza. Un esorcismo non è lì di Iereu. Puelta. Dottoressa. Ne vedo fatto due conti. Ho generato una serie di algoritmi, ognuno con una variabile, poi li ho sommati. Quando e se Saturnia si risveglierà una volta a casa, sarebbe destinata a ridiventare un contenitore. Anzi, forse il contenitore. Adesso Saturnia è la prova vivente che possono usufruire totalmente dalla nostra anima, senza venirne distrutti. Sì, e quindi non c'è un posto al mondo dove potrebbe nascondersi. Questo dà un risultato inconfutabile che... dobbiamo ucciderla. Dobbiamo eliminare Saturnia adesso. Adesso che forse è ancora collegata con la sua anima. Elena, forse c'è una variabile che tu non hai considerato. È la più importante di tutte. La compassione, lo so. Ragazzi, ascoltatemi.
Al momento c'è una sola cosa a cui pensare. Riprendere Saturnia. Fianco uno studioso così abile. Hai fatto qualcosa che non era mai riuscito a nessuno. Non erano quelle le mie intenzioni. Ma questo nessuno lo sa. Hai fatto un miracolo. E ora io sono l'esempio dell'incarnazione totale. Davide, che hai? Sembra uno straccio. Fai ancora quei brutti sogni? Perché non ti decidi a seguire l'esempio di tuo padre, che ha dato così tanto alla scienza? Quanta soddisfazione gli avresti potuto dare? Mamma. Ti abbiamo fatto studiare nei migliori istituti religiosi. Mamma. Hai visto, Davide? Nelle migliori università. Io so come eliminare l'ossidazione dei neurotrasmettitori cerebrali. Te lo posso insegnare? Mamma. Lo vuoi sapere, Davide? Questa battaglia, figlio mio... No, non lo voglio sapere. Contro gli alieni cattivi. Io te lo dico lo stesso. È una battaglia persa. Dunque, nel momento in cui la beta-amiloide... No, non lo voglio sapere. Lo stesso. No, non lo voglio sapere. È una battaglia persa. È una battaglia persa. Io te lo dico lo stesso. No! Two French secret service men. Ti rendi conto che casino? How can you be so sure we'll find them before we do? Dov'è questa gente, Giovanni? Te l'ho già detto. Guarda che Israele non aspetterà a lungo. Li sono persi durante la sparatoria, ma tranquilli. Cosa sono. Cos'è sta storia? Perché dovresti trovarli prima di noi? Yeah, Giovanni. Perché tu prima di noi? Ragazzi, in fact, siamo a Roma. Italia. Prego. È ovvio che questa è un'operazione del Kabbalah Project. Proprio per questo in questa città me ne occupo io. We're talking with Giovanni. I'll call you back later. What a beautiful voice. Ti dispiace se saliamo a sentirla dal vivo? Fate come vi pare. Sarà Betty che ascolta qualcosa. Ciao, Marta. Bill, sei in gran forma. Mi sei mancato, sai? Marta, Marta, è sempre un piacere vederti, soprattutto vestita così. Però ora sono più interessato a... Marta, ti dispiace? Un'orgetta tra ragazzi. Ori. Carino. Mia figlia si è innamorata di una coppia. Che ci posso fare? Brava, Marta. Stai allevando tua figlia come piace a noi. Ah.
Firenze. Siamo noi che stiamo trionfando. Siete solo per noi. Ok, questo è il programma. Domenica, tra due giorni. Ti aspettiamo da noi, con il professore e la ragazza. Se non ce la fai, da lunedì questo episodio sarà esclusivamente diretto da Kabbalah Project. All right? Ciao fratello, ho lasciato qui il cellulare. Che cazzo vuoi? Mi interessa quello che stai facendo, quindi sto con te per il momento e ti aiuto a nascondere il professore e la ragazza. Non ci hai ancora pensato che quelli qui non ci possono più stare, eh? Buonasera. Ho appena avuto visite. Sì, tutto a posto, ma ancora per poco. Domattina alle 8. Perfetto. Quelli sono agenti di vari servizi segreti, ma fanno tutti capo ad un'unica agenzia, con proprio esercito e pieni poteri. Kabbalah Project. Ora, per affrontare una tale possessione, è effettivamente necessario cercare di risvegliare la coscienza della ragazza e sperare che la sua anima faccia il resto. Bisognerebbe scavalcare un'entità ormai totalmente integrata. La rete neuronale di Saturnia è invasa da Hexabol. Sono abbastanza sicuro che anche lei considera virtuale la natura della nostra realtà. Una magia fatta di onde. Vibrazioni. Vibrazioni, esatto. A proposito. Forse un'idea ce l'ho. Mi dia un suo libro, uno qualsiasi. Basta che abbia il codice a barre. Vede. 6,66. È una questione di virgole? Forse è questo che la Bibbia ci voleva insegnare. Forse è questo che tiene imprigionata la coscienza. Una frequenza? Tenga duro, Davide. Visto che bella residence che ti ho trovato. Vaffanculo. Questi qui sono abbastanza tranquilli, ma gli ho dovuto dire di cosa si tratta. Quindi dovete lasciar vedere la ragazza alla vecchia manuscia. Voi butti una svali. Voi butti una svali. Cacciuta quella che cava. Andelagio spirito. Andelagio spirito. Con voi la caleci. È posseduta da uno spirito antichissimo. Strega. Ma c'è una strega che abita in una montagna sui Carpazi, molto potente. Potrebbe aiutarla. La portiamo noi. In tre giorni siamo lì. Ma cosa dite? Analisi del sangue. Saturnia è in anemia pesante. Abbiamo bisogno di sangue. Tanto sangue. Zero RH negativo. Urgente. Giovanni, che cosa facciamo? Dobbiamo uccidere. Questo sta bruciando, figlio mio. Dobbiamo uccidere. La formula per curare l'Alzheimer. Padre, Hexabol mi offre la soluzione per l'Alzheimer. Per curare mia madre dovrei rinunciare a salvare Saturnia e... Accetta, Davide. Accetta. Accetta. Accetta.
e abbandoni i tuoi obsoleti principi. Questa vita ormai è mia e attraverso di essa potrò regalare a te e all'umanità tutta qualcosa di veramente speciale. Conoscenza e... amore. Appunto. Piacere, Tenente Bruni. Qui abbiamo dello 0 RH negativo. Grazie. Dobbiamo muoverci dopo questo. Padre Trismegisto ha organizzato un piccolo tour archeologico. Elena, sto andando. Giovanni ha avuto un po' di problemi questa mattina. Penso sia stato convocato da quelli del Cabal, non so altro. Scusi, mi tolgo una curiosità. Perché lei sta rischiando la sua carriera in una situazione così delicata? Alcuni anni fa ho partecipato al rapimento. Facevo parte di un MILAP, unità di supporto esterno. Sono stato quasi tutto il tempo in un mezzo militare. Ho visto poco, ma quel poco che ho visto non mi è piaciuto affatto. E lo so, me lo immagino. Ma cosa sa lei? Lei sa di alieni. Io ho visto degli uomini, i miei colleghi, rapire una poveretta e trattarla come fosse un pupazzo. Era poco più di una bambina. Aveva un elmetto di piombo in testa che le piegava il collo da una parte. Gli occhi girati indietro, la bocca aperta. Come si chiamava questa ragazza? Architetto Taddei, beni culturali. Possiamo attivare l'impianto di illuminazione. Siamo sotto i fuochi imperiali. Se lo sarebbe mai immaginato? No, non conosco così bene questa città. Questo settore non è mai stato classificato.
Devo fare una foto. Me la prendo io questa responsabilità, forza. Vi rendete conto? Una formula aliena scolpita sotto Roma Centro. Cazzo. Perché questa... Sembra un analfabeto siriano. Popolo depositario di tutti i segreti della tecnologia. Quindi potrebbe avere a che fare con frequenze. Sì, frequenze. Ora ci serve un programma di decodifica. Qui non possiamo fare niente. Niente ADSL, niente connessioni. Che rabbia. È escluso. Ah, sì, eccoti qua, Giovanni. Giovanni, novità? Giovanni, guarda qua. Abbiamo bisogno di rete, dobbiamo decifrare questa formula. Abbiamo bisogno di accedere a siti intranet. Direi ultra. Noi non possiamo collegarci a niente. Ah già. Betty. Davide, ora che abbiamo qualcosa ti spiego la situazione. Quelli del Cabal hanno intuito. Mi hanno dato un ultimatum. Abbiamo un giorno, niente di più. Dopodiché, dottore, proteggerla sarà assai complicato. Questo è il sito più occultato che c'è a Roma, ragazzi. È una comunità di musicisti e pirati informatici che sta sviluppando un progetto pazzesco. Quindi non fatemi fare brutte figure. Super Betty, benvenuti nel ventre dell'SFR, progetto per la ricerca della frequenza dell'anima. JJ Yankee, DJ, techno composer, web prophet. Lui, Doc Enlil, risolutore informatico. Ah, due password, ora ridiamo. Ghostbusters versione 90, roba pakistana, buonissima. Questo va a sanare le password nascoste negli spazi segreti. Fregati. Ok, il primo. Pronti. Sex aginta sex. Risveglio dell'anima. 666. Il marchio della bestia. Cazzo, l'anticristo. Aspetta, per quel numero si intende però 6,66 Hz. Una frequenza. Una frequenza bassissima. Trovami un generatore di barcode. Generatore di codice a barre. Le tre barre senza numero, perché sono senza numero? Che numero è? Guarda che numero corrisponde a quella barra. Senza numero. Perché sono senza numero? Apocalisse di Giovanni. E fece sì che nessuno potesse comprare o vendere, se non chi avesse il suo marchio. E cioè il nome della bestia, il numero del suo nome. Se per quel numero si intende 6,66 Hz, ma come potrebbe essere una frequenza che risveglia l'anima se forse è proprio questa vibrazione che tiene sotto pressione la coscienza dell'umanità? Aspetta, quel trattino potrebbe essere un meno, ma certo, cazzo, è un meno quello! Meno 666 Hz, è una non frequenza. Certo, è un'antifrequenza, grazie, trismegisto.
La frequenza che cercavo da un sacco di tempo. Quindi bisogna eliminare questa frequenza dalla nostra realtà. Certo, proprio così. Proprio così, proprio così. Però come? Però come? Noi abbiamo un generatore di frequenze. Con quello potremmo sparare 666 Hz su due canali diversi del mixer. Lei sa meglio di me che se una frequenza viene mandata in controfase su due canali allo stesso identico volume si annulla, giusto? Giusto? Sì, però aspetta, perché in questo caso il volume dovrebbe essere spaventoso perché una frequenza così bassa, fisicamente inudibile, possa essere mandata in controfase. Scorta di laboratori tecnici o altro. E quindi dove e come? Un rave illegale, in una zona nascosta, disabitata. È l'unica possibilità che abbiamo di tentare l'esperimento. Beh, la cosa ha senso. Enki, Enlil. Bravi bambini. E adesso dovete trovarvi dei guardiani come si deve. Voi siete dei servizi segreti. Il professore qui non è dei servizi segreti. Abbiamo un giorno, Davide. Ragazzi, siamo dalla parte giusta, credetemi. Sì, abbiamo problemi più complicati di voi che non pagate le tasse. Aiutateci. Adesso mi sentirai contare fino a 6 e quando dirò 6 tu ti sveglierai e... Saturnia. Non è giusto quello che stiamo facendo. Non è giusto. Saturnia sta perdendo il contatto. Sì, è vero, Dani. Rischiando di finire in un altro canale. Troppo tempo, Exa, però si è sostituito la sua personalità. Sì, lo so, ragazzi, temo che abbiate ragione. Però adesso c'è una novità. Saturnia va eliminata! E adesso, professore, incluso anche la compassione. Abbiamo tradotto il grifo. E come pensavamo, è una formula. Davide, a noi che cosa succederà? E agli altri? Sarà un'esplosione d'energia che ci dovrebbe portare a un'esperienza... Sì, extracorporea da 1.000.000 di watt. In teoria sì. Però se riuscissimo ad annullare quella frequenza per qualche secondo, in un raggio sufficiente, potremmo riattivare la coscienza di Saturnia che si riconnetterebbe ad Anima. Che a quel punto eliminerà Exabor. Trismegisto ti vuole parlare prima di decidere dove fare il rave. C'è qualcosa che non va? Bravo, Davide. È rara la fermezza di spirito con cui sta affrontando una tale situazione. Se ne uscirà viva, sarà un vero piacere continuare a collaborare insieme. Io non so come ringraziarla, però abbiamo un tempo contato. I ragazzi stanno aspettando solo di sapere dove andare. Conosce gli studi di questi scienziati tedeschi che asseriscono l'esistenza dei domini di vuoto? Sì, i domini di vuoto sono degli spilli di antimateria piantati in vari punti del pianeta e in corrispondenza dei quali si trovano, non so, delle basiliche, delle confraternite, centri di potere... Scusi, perché mi fa
mi fa questa domanda. Dove nei dintorni di Roma potrebbe esserci un dominio di vuoto? Vede, Davide, l'esperimento che stiamo tentando è una delle profanazioni più inaccettabili delle alte sfere. E l'iscrizione che le ho dato l'opportunità di fotografare era un segreto off limit. Sì, lo so e l'ho già anche ampiamente ringraziato. Non pensa però che la vicinanza a un canale di antimateria favorirebbe la fuoriuscita dell'entità, salvandola dall'eventuale reazione distruttiva di anima? Non sarebbe opportuno salvarla, questa entità? Sembrerà strano, però io non avevo mai pensato che salvando Saturni avrei distrutto Hexabor, che evidentemente, probabilmente, un corpo da qualche parte ce l'ha. Lei non si è mai chiesto chi, e ripeto chi, sta distruggendo ogni volta che libera uno dei suoi addotti? Ma questo è un caso speciale, no? Bene, ora che abbiamo risolto questa delicata questione di politica extradimensionale, le suggerisco di concentrarsi bene. Un dominio di vuoto, nei dintorni di Roma. Dove? Sì, fra i vari luoghi citavano anche il lago di Castel Gandolfo. Bel posto per fare questo esperimento. Non c'è nessuno a far la guardia intorno alla residenza estiva del Papa, no? Tu mi devi rimediare la tua squadretta. Ma adesso che siamo a filo col Cabala, non sarà più tanto facile coinvolgerli. E tu non glielo dire che siamo a filo col Cabala, Drenthe. Che cazzo. Ecco appunto. Giovanni, dobbiamo consegnare il professore al Cabala, forza. Cosa? No, noi dobbiamo tentare l'esperimento, siamo qui per questo. Giovanni, chiamali e digli che stiamo andando, forza! Ma no, ma non lo capite? Ma vi rendete conto che stiamo per vivere qualcosa di straordinario? Io non lo posso fare, professore. Mi dispiace, ma da questo momento in poi siamo rovinati se non vi consegniamo al Cabala, lo capisce? No, aspettate un momento, per favore. No, pensate un attimo a quello che potrebbe succedere se questo esperimento funzionasse. Noi tre, lo capite? Noi potremmo trattare con i massimi esponenti della Terra, noi tre, con il coltello dalla parte del manico. Giovanni. È finita. No! Lo capisci? Stiamo andando da Saturno, eh? Sì! Perché la porta è aperta? Leo! Elena! Dove sono? Dove siete? Dov'è la ragazzina? Andiamo c'è il professore. Dove sono? E Adrian? Dove cazzo è Adrian? È partito. Tanti altri con lui. Come se ne sono andati? No, la ragazzina! Dov'è? La ragazzina! Ma te l'ha messa nel culo. Ti ha seguito soltanto per vedere quello salto che facevi. Salto in macchina, dai. Andiamo, professore, andiamo in macchina! No! Lasciami stare! È finita! Okay.
Ma te, bastardo. Giovanni, ho questo canale fuori copertura per pochi secondi. Togli viva voce. Che dice? Che dice? Chiedigli dove sono. Che ha detto? Dove sono? Ecco. E rispondi, cazzo! Lago di Castel Gandolfo, versante sud-est, li vedo. Away. Come hai fatto a sapere cosa stava succedendo? Un vecchio semplice microfonino in macchina. Fanculo. Ci muoviamo? Bene, Giovanni. Ho fatto tutto quello che potevo. Non ho più interesse in questa storia. Ora che è di conoscenza dei miei superiori, per me è tutto troppo rischioso. È chiaro. Grazie ancora, allora. Andiamo. E anche gli zingari. Credo sia tutto pronto. Ci sono all'incirca 50 persone. Andiamo. Betty! Rita! Lei. 6 giorni senza sentirti. Devi impazzire. Ragazzi, andiamo! Dai! È una festa per bambini, luci colorate, musica da film. Stiamo scendendo! Il progetto sonoro di questa sera è liberazione dell'animo. Liberiamo la nostra vita dai suoni che imprigionano anima. Qua. Oh my God! Come on, Giovanni!
Cosa vorresti fare? Let's cut this shit out. Matteo ha tradito. Grande studioso come lei distrugge la sua carriera per fenomeni spesso creati da noi. Olografie, droghe, ipnosi, Hollywood, manipolazione mentale al servizio del governo superiore. Ok, dove è Hexamore? Non perdiamo altro tempo. Senti che stronzate. Questo non è un cazzo di film, ne sono sicuro! Allora, ex rapito dagli alieni. Il dottor Piso non sa che hai ancora un microchip nel cervello, del tipo Geographical Locator. È così che vi abbiamo trovato. You know, Doc, tutto questo è un noi troviamo sempre nuovi posti nella testa dove nasconderci. Niente. Niente, siamo noi. Dai, andiamo, forza, vieni. Alzheimer, eh? No. No.
Ascoltami, Saturnia. Questo è il momento di uscire da quello schermo in cui eri entrato. Al mio sei, tu sarai di nuovo tra noi. Anima, rispondimi. Anima, rispondimi. Anima, rispondimi. Cosa sta succedendo? Un essere sta parassitando il corpo di Saturnia per poter sfruttare tutta la sua energia. E allora, evidentemente ne ha bisogno. Sì, certo, però... Non è solo qui per giocare e tutti possono usare la nostra energia. Sì, ma questo essere e i suoi simili ti vogliono ingabbiare, ti vogliono imprigionare per sfruttare tutta la tua potenza solo per se stessi. E tu non potrai più giocare. Anima, tu che puoi, vai nel futuro. Vai a vedere come finirà. Vai a vedere come finirà. Allora, qui c'è una cinquantina di ragazzi e dormono tutti. Sì, addormentati. E c'è stato un piccolo massacro. Bill se n'è andato con un po' dei suoi. Secondo sorpresa, sai chi c'erano insieme a loro? Cadaveri di 3 militari italiani. Settimana. Abbondiamo per sicurezza. No, a lui no. Perché lui no? Ti sta simpatico? Hanno telefonato per lui. Qualcuno vuole la sua memoria intatta. Certo, e tu non lo puoi rifiutare.
No. Aiutatemi. Aiutatemi. Principessina sta tornando a casa. Purtroppo senza l'ospite. A questo punto consiglio piano B, con l'entrata della polizia o carabinieri. Noi ora depositiamo la ragazza nel casinale a Roma Nord, con i cadaveri dei soldati italiani. È una bella storia, no? Permettetemi di chiudere questo incontro ricordando lo scopo di questa confraternita, che intende riunire coloro che hanno anima. Noi possiamo trovare una nuova via indipendente da tutto ciò. Usando le nostre menti e il nostro talento possiamo trovare il miglior modo di abitare questo mondo, perché non è per null'altro che siamo venuti qui, tutti contro tutti. Che trappola per anni. Finché non troveremo il modo di convivere, tutti. Come in cielo, così in terra. Excitatio anime, meno 6,66 Hz. Sarà questo il nostro segreto. Ci rimane altro che ringraziare il brillante lavoro delle forze dell'ordine. Saturnia ha molto sofferto durante la prigionia, ma è viva. E questo per noi è la cosa più importante.